Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Signore pietà. Cristo pietà, Cristo pietà. Signore pietà, Signore pietà. Preghiamo. O Dio, che hai ordinato la penitenza del corpo come medicina dell'anima, fa che ci asteniamo da ogni peccato per avere la forza di osservare i comandamenti del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. Signore Dio, grande e tremendo, che sei fedele all'alleanza e benevolo verso coloro che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Abbiamo peccato e abbiamo operato da malvagi e da empi. Siamo stati ribelli, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue leggi. Non abbiamo obbedito ai tuoi servi i profeti, i quali nel tuo nome hanno parlato ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. A te conviene la giustizia, o Signore, a noi la vergogna sul volto, come conviene ancora oggi per gli uomini di Giuda, per gli abitanti di Gerusalemme e per tutto Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove tu li hai dispersi, per i delitti che hanno commesso contro di te. Signore, la vergogna sul volto a noi, ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Al Signore nostro Dio, la misericordia e il perdono, perché ci siamo ribellati contro di Lui. Non abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio, né seguito quelle leggi che Egli ci aveva dato per mezzo dei suoi servi e profeti. Parola di Dio. Perdonaci, Signore, nella tua misericordia. Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Perdonaci, Signore, nella tua misericordia. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati, a motivo del tuo nome. Perdonaci, Signore, nella tua misericordia. Giunga fino a te il gemito dei prigionieri. Con la grandezza del tuo braccio, salva i condannati a morte. Perdonaci, Signore, nella tua misericordia. E noi, tuo popolo e gregge del tuo Pasqua, ti renderemo grazie per sempre. Di generazione in generazione narreremo la tua alma. Perdonaci, Signore, nella tua misericordia. Lode e onore a te, Signore Gesù. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà data una misura buona, pigliata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore. Fratelli, chiediamo al Padre la sapienza dello Spirito perché ci aiuti a capire che la nostra conversione sarà autentica se ci prenderemo a cuore le necessità morali e materiali dei nostri fratelli. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per tutta la Chiesa, perché sempre più chiaramente si manifesti come luogo di riconciliazione, del servizio fraterno, del culto in spirito e verità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i popoli e gli individui oppressi da ogni forma di violenza, perché quanti credono nella parola liberatrice di Dio li aiutino a ritrovare dignità, giustizia e pace, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per gli indifferenti, gli atei e senza speranza, perché trovi nel noi, seguaci di Cristo, l'umile testimonianza di una fede che svela il senso dell'uomo e della vita, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i malati nel corpo e nello spirito, perché il Signore Gesù li illumini e li sollevi e doni loro serenità e fiducia, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti noi, perché raccogliamo le passioni che questo tempo ci offre, l'Eucaristia nei giorni, le veglie e i digiuni e le opere di carità fraterna, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i nostri fedeli defunti, Achille e Lidia, che ricordiamo in questa Eucaristia, perché accompagnati dalla nostra preghiera, per la misericordia di Dio, contemplino in eterno il volto del Padre. Lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito questo sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, Signore, da ogni colpa e purificami. Preghiamo perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente.
Accogli con bontà, Signore, le nostre preghiere. Tu che ci dai il privilegio di servirti nei santi misteri, liberaci dalle seduzioni del peccato. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e, liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo sempre orientati verso i beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Il corpo di Padre della Grande Chiesa di Fossa su tutta la terra. Vedi la perfetta dell'amore con il nostro Vescovo Paolo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricorda pure i nostri fratelli che si sono tormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua presenza. Ammetti la volere la luce del tuo cuore. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte della vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli e con i santi che in ogni tempo ti curano la vita. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e un saluto. Ci purifichi da ogni colpa, Signore, questa comunione al tuo sacramento e ci renda partecipi della gioia eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita.